Vediamo un attimino se c'è qualcuno in ascolto. C'è qualcuno in ascolto, vediamo. Eccoci qua, fantastico, ce l'abbiamo fatta. Meno male, meno male. Ah, ce l'abbiamo fatta. Splendido. Sono sempre sudate le nostre dirette. Sudatissime. Bene, sono contenta. Vi vedo, vi vedo. Benvenuta. Pina, Roberta, ok, Simona, Laura, ci siamo. Stupendo, Salvatore, eccovi qua che state entrando tutti. Mamma mia, che paura, pure che finisce come l'altra volta. Meno male, meno male. Anna carissima, Lilli, benvenuta. Ok, adesso diamo perché giustamente tutti stanno entrando. È stata dura, eh? Anche questa volta è stata sofferta la cosa. Ogni volta è sempre, sempre tosta. È una faticaccia, davvero, davvero, sul serio. Salvatore. Enrico, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Guarda, ho fatto un ultimo tentativo prima di fare quello che ti avevo detto. È andata bene perché si è collegato, vedi? Bene, bene, bene. Quindi tutto a posto, Enrico, stai tranquillo, avvisa anche Anna, tranquilli, tutto a posto, tutto sotto controllo. Noi non molliamo. Ciao Maria Grazia, mio angelo custode. Arianna, Manola, benvenuta, Graziella, ci sono anche dei nomi nuovi, Maria, benissimo. Ludovica, ciao tesoro bello. Patrizia, benvenuta. Ah, ciao Patriziotta. Eccoci qua, Daniela. No, perché già l'altra volta è stata una cosa, insomma, avete visto che è successo di tutto. Dopo un'ora, un quarto di tentativi, proprio ero ormai rassegnata a chiudere il discorso. Ho fatto un tentativo sulla mia pagina e qualcuno di voi lo sa e sono riuscita a collegarmi. Ecco, è stata la fortuna che siamo riusciti a collegarci e sono andata, chiaramente, però molte persone, chiaramente, ormai saranno. Giustamente, perché dopo un'ora e un quarto uno si stanca di aspettare, no? È correttissimo, no? Quindi, comunque, noi siamo così, non molliamo mai e quindi ce l'abbiamo fatta. Tra parentesi, volevo intanto, vabbè, questa è una diretta straordinaria, nel senso che oggi è chiaramente un giorno festivo perché è Santo Stefano, però avevamo tutti noi di Focus, Anna e anche. Scusate, Enrico, il desiderio comunque di stare vicini alle persone il più possibile, no? Perché tutti siamo tutti nella stessa barca in questo momento, no? Quindi è un momento di grande difficoltà e quindi volevamo in qualche maniera o con dei video o proprio con la presenza, con la diretta, esserci. Quindi questo è il mio, diciamo, era anche il mio desiderio ed ecco perché sono qui oggi, perché ci siamo sentiti una settimana fa, quindi a brevissima distanza. E poi abbiamo pensato, e spero di riuscire ad onorare questa promessa, da partire da gennaio raddoppieremo gli appuntamenti e le faremo l'appuntamento con Focus, come è sempre stato, una volta al mese e sarà più o meno metà mese, faremo così. E poi un altro appuntamento a fine mese invece sulla mia pagina gruppo Metafonico Alfa. E quindi raddoppieremo le occasioni di incontro. Ecco, questo spero di riuscire a tenere perché chiaramente è un impegno grosso. Noi ci proviamo. Ecco, io chi mi conosce sa che ho tante cose, tanti anche dei problemi di salute, quindi non ho questa grandissima forza, però cercherò di farlo. Quindi sarà un doppio appuntamento. Invece di vederci una volta al mese, che è un po' lunga, faremo una volta ogni 15 giorni. Ecco, quindi su Focus mi alternerò. Io e Antonio Fois ci alterneremo e invece sulla mia pagina, chiaramente è gestita da me, il gruppo Metafonico Alfa, farò anche lì una diretta anche lì. Quindi avremo doppia occasione, ecco, sperando di riuscire sempre a collegarci. Ecco, quindi queste sono le novità, il regalo di Natale. Ecco, diciamo che è il regalo di Natale che durerà, spero per un po' di mesi. Ecco, questo è il desiderio di tutti noi. Quindi, benissimo, state entrando tutti. Bene, bene. Questa volta è andata bene, solo un quarto d'ora di ritardo, eh? Poi tanto recuperiamo, non c'è problema. Allora, quindi sto guardando un po' anche i commenti. Sì,
Sì, saluti chiaramente di tutti, amici, Emma Luisa, ciao cara, Sandra, benvenuta. Sì, eccoci qua, stiamo arrivando proprio tutti. Quindi sì, mi stanno chiedendo se sarà un doppio appuntamento. Quindi da gennaio mi vedrete 2 volte al mese, una volta su Focus e una volta su Gruppo Metafonico Alfa. Ok, quindi ogni 15 giorni più o meno una diretta. Quindi, perché le richieste sono veramente tantissime e alla fine questo è l'unico modo per aiutare più persone. Ecco, quindi visto che questa situazione di, come posso dirvi, di pandemia prosegue, i convegni non si possono fare e quindi alla fine bisogna aumentare, insomma, adattarsi alla situazione, quindi va bene, va bene. Anna, buona live, grazie, grazie dell'aiuto, ce l'abbiamo fatta, vedi che chi la dura la vince sempre, come l'altra volta, però perlomeno questa volta insomma abbiamo avuto la fede di farlo dove, nel canale dove, su Focus, invece l'altra volta proprio niente. Voi sapete che queste dirette sono aperte a tutti, nel senso non ci sono prenotazioni, non ci sono richieste, perché è un accordo, tra virgolette, morale che io ho fatto con loro e quindi come tale io lascio aperto, diciamo, il ponte, no? Quindi chi può viene, a volte è capitato che sono venuti anche 2 volte le stesse, diciamo, persone, per me sono persone, io le considero persone a tutti gli effetti, altre volte non vengono, ma non è che perché non vogliono bene o perché sono in tantissimi che cercano di parlare, veramente tanti, ecco quello che voglio dire. E lo spazio è quello che è e io pure faccio quello che posso, ecco, però dovete sempre pensare che comunque loro non ragionano molto sull'individualità, loro si considerano noi e tutt'uno e quindi noi dobbiamo usare lo stesso atteggiamento anche noi, no? Quindi dire ok, è un abbraccio d'amore, chiunque riceva un messaggio dobbiamo gioire di questo. L'altra diretta, per quanto è partita in ritardo, ma malgrado è partita 1 ora e 1 quarto più tardi, c'erano più di 100 persone collegate, ci sono stati tantissimi riscontri, tanti messaggi, tante conferme, ma veramente copiose, devo dire. Quindi per farvi capire che loro sono veramente in trepidante attesa di comunicare, no? Magari danno solo un nome, perché magari qualcuno ha già ricevuto i messaggi e dicono, ti dicono solo il nome per farti capire che ci sono. Poi delle volte danno anche dei ragguagli, come è successo altre volte, l'altra volta c'era addirittura, hanno detto una via, hanno detto due nomi per la stessa persona, quindi è stato un grande riscontro, no? Quindi più altri, quindi dipende, ecco, a seconda di quello che possono e che devono fare, succede così, però è sempre molto bello, no? Quindi lo dico sempre, dovete sempre essere contenti, no? Accontentarvi, ecco quello che voglio dire, chi ha già ricevuto sia felice di aver ricevuto. E beh, non pensi però che tutte le dirette, tutte possano venire perché sarebbe bello, sarebbe meraviglioso, ma alla fine cosa, cosa posso dire? Non è magari così, ecco, però non vuol dire che non ci siano, eh? Perché io lo dico sempre, voi lo sapete che ve lo dico sempre. Tutte le volte che voi fate un pensiero per i vostri cari, un pensiero d'amore, automaticamente i vostri cari sono a fianco a voi, non sono da un'altra parte, sono nella stessa nostra dimensione con una vibrazione diversa e quindi noi non riusciamo a vederli, non riusciamo a sentirli magari, non tutti perlomeno. E quindi questo ci fa sentire questa grande mancanza, soprattutto in queste feste, ecco perché io sono qua, perché lo so che il Natale è uno strazio, ecco, diciamolo, perché è un momento della famiglia e di tutto, quindi le mancanze sono ancora più forti, ancora più, come posso dire, più sentite, più dolorose, più tutto, quindi è ovvio che sia così, no? Siamo esseri umani, no? Ci manca la presenza materiale, l'abbraccio, la presenza proprio, ecco, siamo fatti così. E quindi anche con la consapevolezza, anch'io che ho questa consapevolezza perché l'ho acquisita negli anni, chiaramente anch'io ho le mie, chiaro, ho le mie mancanze, anch'io ho le mie malinconie, poi mi tiro su perché dico no, insomma, dai su, perché tanto lo sappiamo che ci sono, quindi cerco, capito? Quindi li saluto, li bacio, li abbraccio, quindi idealmente mando i messaggi anche a Natale per me, e soprattutto il Natale per me è una festa dove sono sicura che siamo tutti assieme, sempre tutti, e quindi specie Natale. Ho avuto tanti segnali, come fossero proprio delle riunioni familiari, no? Come se non fosse cambiato nulla in un certo senso. Quindi davvero vi esorto a avere fiducia in quello che vi dico perché chi mi conosce lo sa che sono una persona seria e quindi malgrado faccio una cosa che apparentemente può sembrare impossibile, come dicono loro,
impossibile sarà visibile agli occhi, no? Quindi io dico anche udibile, no? Quindi voglio dire, è tutto possibile perché l'amore può tutto, capito? Quindi l'amore eterno non finisce, la bella notizia è che non finisce tutto, ecco, che tutto prosegue. E in questa ottica che vi dico, non perdete le speranze, ecco, questo che voglio dirvi. Cioè, infatti questi messaggi hanno questa funzione, no? Di in qualche modo trasmettere questi principi, queste idee, queste intuizioni che ho avuto negli anni, no? A partire dalla mia, voi sapete che io a 17 anni ho avuto un'esperienza di premorte a 17 anni, quindi in qualche modo ho sbirciato, diciamo, nell'aldilà, ho visto che c'è un'altra dimensione e quindi. Poi chiaramente mi sono interessate, queste cose succedono, non sono successe solo a me, sono successe a tante persone. Poi chi ha letto il mio libro sa che ho avuto tante esperienze straordinarie che mi hanno confermato e hanno avvalorato il mio percorso. Ecco, questo che voglio dire. Quindi io assolutamente credo fortemente in quello che faccio, ci metto la faccia perché so che è la verità e quindi. Con questa sicurezza, con questa certezza, io mi avvicino alla metafonia, ecco. E poi sono sicura che se la metafonia è fatta in maniera corretta, con spiritualità, con intenzioni amorevoli, con fede, con rispetto, soprattutto il rispetto è la cosa più importante, arrivano dei risultati straordinari e molti di voi l'hanno provato sulla propria pelle. Ecco, devo dire che alcuni hanno avuto veramente delle prove straordinarie dei loro cari. Ecco, infatti io non voglio mai dire merito mio, no, non è merito mio, io sono uno strumento, ok, punto, una centralinista, come dico, io lo facevo quando ero piccola, ero una centralinista e adesso continuo a fare la centralinista per il paradiso, come dico io. Qualcuno mi ha definito Ilde delle nuvole, mi piace molto questa definizione. Allora, Sabrina mi dice come si chiama il libro. Il libro si chiama Dal cuore all'infinito. È un piccolo libro, però è scritto bene, nel senso molto scorrevole, molto semplice, molto diretto come sono io, dove racconto vari episodi della mia vita straordinari, veramente, che mi hanno portato, diciamo, dalla NDE fino ad arrivare alla metafonia. Ecco, questo è tutto il percorso che ho scritto in questo libro. Che però insomma devo dire che piace perché è semplice, chi l'ha letto ha detto che se lo legge tutto in una tirata perché non riesce a smettere, perché insomma è coinvolgente ed è tutta verità, ecco. E poi vabbè insomma ho fatto fatica perché non sono una scrittrice ovviamente, quindi è stato molto molto difficoltoso, l'ho fatto da sola proprio in autarchia, però dai sono contenta, è stato un bel risultato e tante persone ne hanno avuto conforto, quindi è disponibile chiaramente online perché ormai quasi tutto è in formato ebook, oppure se c'è cioè anche in formato cartaceo, ho la libreria di Cesenatico che se ne occupa per la distribuzione. Ecco che quindi chi è interessato, insomma, gli dico il numero di telefono e tutto quanto, le mando il link, se vuole può chiedere, gli viene spedito. In giornata, insomma, 24 ore più o meno, 48 arriva subito. Quindi adesso io direi di partire, andare sul concreto, come dico io. Quindi io vi chiedo come sempre di unirvi a me perché anche voi servite a far compiere questo piccolo miracolo. Mi serve la vostra energia, mi serve il vostro amore, perché l'energia non si ferma alle pareti di casa mia, non si ferma dove abito, la città, neanche la regione, neanche lo. Va oltre, ecco, perché se riusciamo a comunicare con loro, capite che non ci sono più differenze, no? Quindi noi siamo in un unico abbraccio, con questo grande senso d'amore e di attesa, ok? Per ricevere i messaggi, ok? Ecco, questo è lo scopo. Quindi adesso faccio un attimino silenzio, ognuno in quel suo dica o una preghiera o secondo il suo credo, ovviamente, perché ovviamente io rispetto tutti. E chi non crede, quantomeno faccia proprio silenzio nel proprio cuore, nella propria mente, quindi anche senza richieste, no? Perché tanto loro sanno già chi può verrà, quindi quiete, proprio silenzio. Un minuto di concentrazione che ci connettiamo con le vibrazioni loro.
Io sono pronta. Voi sapete che io lo faccio con il fruscio della mano, quindi faccio scorrere la mia vera sul profilo del computer, lo dico per i nuovi arrivati. Da questo fruscio si produce un rumore e da questo rumore io ascolto delle parole che cercherò ovviamente pezzettino per pezzettino di farvi sentire, perché sempre lo faccio, perché anche se non tutti hanno un buon udito, però la maggior parte delle persone riescono a sentire, ecco, perché è già lì un piccolo miracolo che si crea, no? Delle parole udibili da un fruscio di una mano, perché loro hanno bisogno fondamentalmente di una base, ecco, su cui comporre le parole. Poi la base può essere il fruscio, può essere l'acqua, può essere la carta che si la carta accartocciata, può essere la musica, la canzone, il vociare di un convegno. E io l'ho fatto in tutti i modi, insomma, quando c'è la connessione c'è, ecco, la base poi è importante fino a lì. Ecco, io all'inizio pensavo, ma poi fondamentalmente col tempo ho capito che non è certo quello che determina queste comunicazioni. Ok, allora, pronti, partenza, via. Quindi ho fatto una traccia, adesso faccio un leggero, chiaramente devo dargli un titolo. Allora, faccio un piccolo rallentamento, lo dico sempre perché non c'è altra, viene fatto tutto in diretta, non sono cose preregistrate, ovviamente, viene fatto tutto al momento. Allora, quindi faccio un piccolo ampliamento. Cambio il tempo del rallento perché queste voci hanno la caratteristica di essere molto veloci e quindi per essere più udibili è giusto rallentarle un attimino, però niente di più, ecco, un ampliamento, un rallentamento e poi partiamo. Vediamo un po' chi c'è. Allora, si sente subito in generale, vivono qui, ecco, subito loro ci tengono a farci capire che loro sono vivi, perché loro si definiscono sempre vivi, mai morti, vivi, né tantomeno defunti, vivi. Vivono qui, sentite. Eccolo qua, vivono qui. Sentite, vivono qui. Vivono qui. Ok? Ciao Riccardo, Riccardo. Riccardo, sarà mica Riccardo di Napoli. Riccardo di Napoli è un grande metafonista, è stato mio amico e mio maestro, mio insegnante, mio esempio. Riccardo, sentite come si sente bene, Riccardo, Riccardo, ok, allora se sei tu Riccardo di Napoli mi dai un segno, se invece è per qualcun altro no, mettiamola così, benissimo, mamma quanti, sto guardando, ok, vediamo un po', Riccardo, vediamo un po'. Sarebbe un bel regalo di Natale, dice Roberta. Eh sì, anche per me. Sì! Di Napoli! Sentite, io Riccardo! Sentite, di Napoli. Beh, Na è forte poli. Sentite, di Napoli. Lo sentite? Di Napoli, grande Riccardo, ciao amico mio, ciao caro, hai visto? che bel regalo di Natale, grazie, grazie.
Ti abbraccio, scusate, è un messaggio per me, però è per tutti, perché chi lo ha conosciuto lo sa perfettamente che persona era Riccardo. Ti abbraccio, Riccardo di Napoli, ti abbraccio. Aspetta che alziamo, ti abbraccio. Ti abbraccio. Ti abbraccio, sì, bellissimo. Ti abbraccio, grazie, mamma, ho la pelle d'oca. Partiamo subito alla grande, subito con Riccardo di Napoli. Ragazzi, che meraviglia, grazie, grazie Riccardo. Mi stanno chiedendo, sì, il libro che ha scritto Riccardo di Napoli era Telefonando in Paradiso, è veramente un libro meraviglioso da leggere. Ti abbraccio, io abbraccio te Riccardo, con tutto il cuore, lo sai. Allora. Grazie, sentite? Grazie. No, io grazie a te, Riccardo. Io grazie a te per tutta la vita, tu mi hai cambiato la vita. Grazie. Non avrei mai potuto sopportare tutto quello che mi è successo senza la metafonia, lo dico sinceramente, tu lo sai perché ti dico questa cosa. Grazie. Grazie. Sentite, grazie, che bello. Un regalo di Natale per me, grazie, grazie, grazie. Allora, dice chiama tutti, che come per dire che io chiamo tutti, no? Nel senso. Anche lui era molto spiritoso anche in vita, quindi questo chiama tutti e ti ha chiamato anche me, no? È bellissima. Chiama tutti e sentite. Chiama tutti. Sentite, chiama tutti. Bellissimo, bellissimo. Poi c'è un Francesca qua, se non sbaglio. Francesca. Francesco, Francesco, vedete che si sente poco col fuscio. Comunque, Francesca, mi sembra Francesca, se vogliamo bene sentire. Aspetta, prima faccio con le cuffie che sente meglio. Mi sembra Francesca, sinceramente. Mi sembra finale. Francesca, sentite, Francesca, sentite? Francesca. Ok, quindi c'è una Francesca. Ok, sì, Francesca, finale, Francesca, ok. Allora, Francesca, scusate. Allora, qua cosa dice? Allora, Francesca dice: c'è mio cugino, allora c'è mio cugino, e poi quindi dà una prova che c'è una Francesca, c'è mio cugino, e poi dice un abbraccio. Quindi c'è questa Francesca e un cugino, qualcuno che ha dato questi due riferimenti, qualcuno si riconosce. Allora, Francesca, c'è mio cugino, un abbraccio. Aspetta. Ok, faccio sentire. C'è mio cugino, sentite? C'è mio cugino. Ok, c'è mio cugino, sentite? E poi un abbraccio. Un abbraccio. Un abbraccio, sentite? Ok. Allora, un abbraccio. Poi dice io ti voglio bene, quindi io ti voglio bene. Ok, io ti voglio bene. Sentite? Aspetta che alzo.
Io ti voglio bene. Ok, io ti voglio bene, sentite? Si sente bene? Ok. Io ti voglio bene. Allora, poi c'è un abbraccio, poi c'è un'altra, è cambiata già, un abbraccio, allora qua sentite, un abbraccio a qualcun altro, un abbraccio, ok, vediamo chi è. Marzia, Marzia, Marzia là, Marzia è là, è là. Un abbraccio, Marzia è là. Sentite, un abbraccio, Marzia è là. Un abbraccio, Marzia è là. Un abbraccio e poi Marzia è là. Sentite. No, ho sbagliato, scusatemi, ho sbagliato il punto. Eccolo qua. Marzia là, Marzia là. Sentite, Marzia là, quindi Marzia è un nome particolare. Io dico tutto in seguito, poi chiaramente voi non riesco a vedere tutti i post che voi scrivete, eh. Comunque voi lo sapete che potete mandarmi le conferme anche come avete già fatto privatamente, poi io vi chiedo magari di pubblicare le conferme sulla mia pagina, ma non è un problema, l'importante è che dopo mi date, insomma, capisco che non tutti se la sentano di dire, insomma, di esporsi, ecco, quindi non è importante. Io vado avanti a fare il mio e voi date le conferme se volete, se no privatamente. Io vado. Dicono c'è il pienone perché sono, pieni, sono in tantissimi, c'è il pienone, quindi sono in tanti, quindi aspettiamoci un fiume di nomi adesso, c'è il pienone, c'è il pienone, quindi come per dire di non perdere tempo, va capito, c'è il pienone, sentite, c'è il pienone, c'è il pienone là, c'è il pienone. Ok, c'è il pienone là, ok, infatti siamo in tanti qua, qua siamo 307 e chissà già quanti sono. Va bene, allora facciamo un'altra traccia subito. E qui, allora, vado. Allora, chi vuole comunicare sono qua. Arrivo. Allora, c'è un arrivo. Allora, controllo. Allora, arrivo. Vediamo chi c'è. Arrivo. Ok, arrivo. Sentite, arrivo. 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 E poi adesso dirà il nome, spero. Fa urlato Andrea.
Andrea, sapete che dovete dirmi qualcosa in più, perché Andrea è un nome comune. L'altra volta hanno messo, mettono, di solito si fanno identificare con qualche particolare, perché c'è più di un Andrea, più di una mamma di Andrea qua, lo so. Andrea, sentite come sente bene, Andrea. Sentite? Ciao un Andrea. Ciao un Andrea, senti come si sente bene. Fantastico. Andrea, c'è un Andrea, ok. C'è un Andrea, Andrea caro, se puoi dirci qualcosa per poterti identificare. Anzi, scusate, non, perdonate, ho sbagliato, non c'è Andrea, ciao Andrea, adesso scuso, ho sbagliato io. Ciao Andrea, scusate, faccio risentire. Ciao Andrea. Sentite, ciao Andrea. Ok, ciao Andrea. Sentite come è chiaro, da un fruscio come esce fuori. Chiaro, chiaro la parola, è incredibile. Allora dice ti amo, ti amo. Ti amo, si sente molto dire, e poi dice qua è tutto bello, si sente benissimo, qua è tutto bello. Allora, ti amo, ti amo, ti amo, sentite, ti amo, ti amo, si sente bene, ti amo, qua è tutto bello, qua è tutto bello, qua è tutto bello. Ok, qua è tutto bello, sente benissimo. Ecco, questo qua è tutto bello, e i cognomi qualche volta lo dicono, qualche volta lo dicono, però sapete, io chiedo sempre se mi danno qualche riferimento. L'altra volta l'ha dato il cognome due volte. Se puoi dirci Andrea qualcosa in più per identificarti, un soprannome, qualcosa per cui riusciamo a capire qualcosina in più, che qua è tutto bello, però è una frase che va bene a tutti. Qua è tutto bello, sentite. Qua è tutto bello. Qua è tutto bello. Bellissimo, qua è tutto bello. Vediamo un po'. Ok, allora ho capito che Andrea è loda. Loda. Sentite, loda. Loda, sentite loda, ok, loda, quindi è un Andrea loda, io so chi è. Ok, va bene, quindi è l'Andrea, io spero che ci sia la sua mamma, non so perché non l'ho guardato, ma penso proprio di sì, all'inizio mi pare di averla vista. Loda, ok. E dice son lì, qui, qui e qui, son lì, son lì, son lì, sentite, son lì, son lì, son lì, son lì, sentite? Ciao Andrea. Che bella frase, dice proprio bello il mio cuore. Avrà un senso per la sua mamma. Proprio bello il mio cuore. Ehi, ci sei Ludovica? Proprio bello il mio cuore. Sentite come si sente bene. Proprio bello il mio cuore. Sentite, proprio bello il mio cuore. Ok, sono felice perché è un bel regalo di Natale. Anche per te. Proprio bello il mio cuore. Ok, quindi non so se tu hai fatto qualcosa, un cuore, qualcosa sotto l'albero, in presepe, non lo so, c'è qualcosa perché
qualcosa dedicato a lui, un cuore, qualcosa dedicato a lui. Dammi se poi conferma. E poi dice: sono sempre più bello, cioè proprio sono sempre più bello. Ah, sono sempre più bello. Sentite? Sono sempre più bello. Aspetta che lo alzo ancora un po'. Sono sempre più bello. Sempre più bello, bellissimo, sono sempre più bello. Chiaramente nel senso spirituale, devo dire, sono io non riesco più a vedere nessuno, ma fa niente, bellissimo, sempre più bello, va bene. Allora, se senti una zia Linda o Lidia, qualcosa del genere, comunque zia Linda, mi sa più Linda, sinceramente, sentite un attimo, zia Linda, aspettiamo che alziamo un attimo, zia Linda, zia Linda, ok, zia Linda, ok. Ok, zia Linda. È in pace, quindi è un messaggio per qualcuno che magari ha un pensiero per questa persona. Zia Linda è in pace, sentite. Zia Linda è in pace. Perché magari chissà, ha fatto una morte magari violenta, qualsiasi, o magari malattia molto insomma in sofferenza, allora ci tiene a dire che lei è in pace, ok? Zia Linda è in pace. È in pace. Ok, quindi sarà per qualcuno. Linda è mia mamma. Ah, Maria Grazia, dai! Sono troppo contenta che zia Linda è in pace. Oh, dai, guarda che forte. Va bene, dai, va bene. Ok. Senti, è in pace, tu fai metafonia, quindi lo senti. È in pace. È in pace. È in pace, ok? Bellissimo. Ok. Allora dicono qui c'è appello perché vedete quello che dico sempre io, si sono come prenotati, qui c'è appello, proprio lì chiamano uno per voi, qui c'è appello, ascoltate, perché anche loro davvero il permesso, qui c'è appello, qui c'è appello, sentite benissimo, qui c'è appello, quindi vengono chiamati, ok? E dicono grazie de là, cioè loro da là ci dicono grazie, grazie de là.
Ogni tanto parlano non proprio in italiano corretto, ma è semplicemente perché io sono, so perché ho avuto esperienze di NDE, che di là si usa il pensiero, quindi non usano le parole, è come se disimparassero a parlare in un certo senso, no? Quindi alle volte parlano italiano un po' scorretto, ecco, ma perché non lo usano secondo me più, di là non c'è da esprimersi, lì il pensiero, cioè si vedono le ansie, non c'è possibilità di fraintendersi, è un pensiero fra anime, ecco questo, come è successo a me là, io non parlavo, ma io sapevo cosa volevo andare a me, io sentivo, rispondevo, capito? Beh, è una cosa di anima, non di voce, chiaramente. Grazie de là, ascoltate, grazie de là. Grazie de là, che loro ci ringraziano per queste comunicazioni. Grazie de là. Ok. Lo ringraziano sempre, sono sempre molto 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 carini, molto educati, sempre, bellissimo. Giulio, c'è un Giulio, Giulio qui, Giulio qui, Giulio qui, Giulio qui, Giulio qui. Ok, Giulio qui. Ok, abbiamo finito questa traccia, ne facciamo un'altra. Perfetto. Ok, vado. Vediamo un attimino. Perfetto, salvo. Effetti, amplifica. 5. Tempo. Voilà, fatto. Allora, vado, Giulio, c'è un Giulio. Vediamo se viene come l'altra volta che è venuto fuori col. Vi ricordate quando è venuto fuori la diretta Giulio Bisonte? Che io dico, ma che strano che si dice Bisonte, che cognome è Bisonte, che nome è? E poi in effetti è venuto fuori che questo Giulio faceva il cuoco, che io non ho mai conosciuto, era amico di una persona che stava seguendo la diretta, e lo chiamavano tutti affettuosamente Bisonte perché era grosso, era più di 2 metri, era un omone, lo chiamavano tutti Bisonte. Ed era anche lui una persona molto sensibile, quindi è arrivato per salutare la sua amica che era in diretta. Questo è molto molto bello. Allora, Giulio. C'è Giulio, si sente bene. Aspetta, che faccio sentire. Allora, c'è Giulio. Quindi ribadisce, c'è Giulio. Va bene. C'è Giulio. C'è Giulio. C'è Giulio, si sente bene? Ok, va bene. Sentiamo. Allora, sentiamo. Mi sembra. Dice, allora, sembra Fabri, Fabri diverso, Fabri diverso. Ah, forse perché ho detto diverso, perché ho detto invece Giulio Bisonti, non so come si chiamasse di cognome, si chiamava Fabri, Fabri, possibile. Fabri. Fabri, sentite, sente proprio bene, Fabri. Sentite, Fabri diverso. Fabri diverso. Secondo me dice diverso perché io ho pensato Giulio Bisonte, come per dire diverso, non sono un altro che si chiama sembra Fabri, ok? Quindi se qualcuno riconosce. Sì. Ok. Sì,
Ok, allora, ah, Mini dice sì, mio nonno. È tuo nonno? È tuo nonno, Mini? Si chiama così? O dice sì, mio nonno, che lo chiedi, non ho capito. Vabbè, comunque, se puoi darmi una conferma. Nonno, ti voglio bene. Ma Mini, ma fammi capire, questo nonno Giulio Fabbri è tuo? Se puoi darmi una conferma, possiamo fargli qualche domanda, cioè per dire, possiamo chiedere qualcosa in più se mi dai un ok. Vabbè, allora. Va bene, Fabbri diverso, sentite? No, aspetta che l'ho passato. Fabbri diverso, sì, ah, bene, sono contenta. Bene, Minni, non ti conosco, però sono felice per te, un bel regalo di Natale. Oh, bene, bene, fantastico, fantastico. Bene. Fabbri diverso. Eh sì, perché io ho detto, magari è Giulio, dico Giulio Bisonte ancora, e lui per far capire è diverso, come per dire Fabbri diverso, non sono quello là, sono un altro Giulio. Va bene, ok, vado. Dice, io gli lascio un pensiero, io le lascio un pensiero. Come per dire, io sono andata qua per dargli il mio saluto. Ok, ascolta Mini, io le lascio un pensiero. Aspetta che alzo, scusami. Io le lascio, ok. Ok, è tutto attaccato, io le lascio un pensiero. Io le lascio un pensiero. Ok, io le lascio un pensiero. Allora, dice, aspetta. Allora, poi dice Giulio insieme, probabilmente vuol dire che è insieme a te, ok? Giulio insieme, quindi non pensare mai che lui non c'è, ok? Insieme a te, ti sta dicendo questo. E poi, aspetta, te lo faccio sentire. Giulio insieme. Giulio insieme. Ok, perfetto, va bene. Giuseppe, Giuseppe, ok. Poi, non so se è Giulio insieme a Giuseppe, qui la punteggiatura non c'è, non riesco a capire se Giuseppe è relativo a Giulio o se è un'altra, come posso dire, Mini, magari confermami. Perché c'è Giulio insieme che sente bene oltre tutto quello che ti ho già detto, poi parte con un Giuseppe, non penso che sia ancora tuo, penso che sia un'altra persona. Giuseppe, sentite. Giuseppe sente benissimo, Giuseppe. Sentite, Giuseppe. Giuseppe, si sente benissimo. Giuseppe, ok, va bene. Vado. Dice lui è vecchio, parla in dialetto, lui è vecchio, lui è vecchio, è vecchio, è un modo, è vecchio, è possibile. Giuseppe, non so, può essere anche una battuta, perché fanno di tutte, lui è vecchio. Allora, sentite un po', ascoltate. Lui è vecchio. Ok. Ok, vediamo un attimo, vediamo un attimo. Sentiamo un attimino, eh.
Allora dice: è vero, ti do bacio. È vero, ti do bacio. Quindi è vero, ti do bacio. Io penso che questo Giuseppe abbia mandato un bacio, ok? Abbia mandato un bacio che è stato percepito da questa persona e ha detto: ma è una mia impressione, o mi sono sentita veramente baciare? Ecco, posso dire una cosa del genere? Io penso che sia così, capito? Quindi, come per dire che tu, che non so chi tu sia, hai avuto la sensazione di essere baciata sulla fronte, sulla guancia, e hai detto: ma è possibile? Capito? Invece dice: è vero, lui ti dice: è vero, ero io che ti davo un bacio, perché lo fanno, è successo anche a me. Delle volte mi capita che mi danno i baci sulla fronte, ve lo assicuro che è così. E delle volte mi sono proprio voltata come se l'avessi ricevuto da qualcuno in casa, dalla famiglia, poi mi giro e dico: ma no, sono in casa da sola. Talmente la sensazione è netta, proprio sicura. Quindi questo è un particolare, secondo me. È vero, ti do bacio. Allora, è vero, ti do bacio. Sentite. Aspetta, che è andato troppo avanti. Ui, aspetta, tanto perdo la trebisonda anch'io. Ecco, allora, è vero. Qua, è vero. Vero, ok, e poi ti do bacio. Ti do bacio, sentite? Ti do bacio. Bacio, sentite come sente bene? Ok. Ok. Dice: già, qui tutto bene, già, qui tutto bene. Già, qui tutto bene, ascoltate bene, già. Io non so se c'è qualcuno che ha questo Giuseppe che è un ragazzo, ma scherzoso, perché vedo che dice lui è vecchio, non vuol dire che sia vecchio, intendiamoci, può essere anche una battuta, però ha detto lui è vecchio, è vero, ti do bacio, quindi secondo me la sensazione di essere stati baciati, già qui è tutto bene, come per dire, ti sembra strano, ma qui va tutto bene. Ok, sentite, fa già, qui è tutto bene, sentite come sente bene, qui è tutto bene. Qui è tutto bene. Ok, sentite? Ok, qui è tutto bene. Poi dice: guarda che bello. Sentite cosa dicono e si sente benissimo. Qui la speranza per tutti. Quando dico che i messaggi sono per tutti, al di là di chiedere i particolari che possono darli, però qui questo è un messaggio che va bene anche se per una persona, per tutti. Qui la speranza è per tutti, come per dire, noi siamo testimoni che esiste la vita oltre la vita. Qui la speranza per tutti. Qui la speranza per tutti. Ma sentite come si sente bene stasera. Sentite? Qui la speranza per tutti. Si sente benissimo. Qui la speranza per tutti. Sì, mi fanno i complimenti. Vabbè, no, ma dai, l'avrà detto la persona che sono sicura non è per me, l'avrà detto la persona che deve ricevere questo messaggio. Allora, tu sei speciale, chiaro. Allora, tu sei speciale, chiaro. Ok, sentite quanto amore che c'è, no? Tu sei speciale, chiaro. Ok, tu sei speciale, chiaro. È chiaro, sente benissimo. Ok, salviamo, facciamo un'altra traccia. Allora, io non ho guardato le conferme, poi me le guarderò con calma. Sì, stasera veramente ci hanno fatto dei grandi regali di Natale, veramente.
Sul serio, vediamo un po', andiamo avanti. Allora. C'è ancora Riccardo. Allora, vabbè. Ricordo lì. Ok, ricordo lì. Ok, poi ciao, ricordo lì. Aspetta un attimo, che c'è un dubbio. Voglio chiarire un attimo. Con le cuffie, io lo ricordo sempre, io con le cuffie ho un ascolto privilegiato, quindi se voi riascoltando senza cuffie sentite magari non tutto uguale, qualche lieve differenza, non vi preoccupate, ma fa sempre comunque fede, ecco, diciamo, la cuffia, perché quell'ascolto privilegiato è la cuffia, non il riportato sul telefonino, ecco, volevo dirlo, perché magari qualcuno può avere dei dubbi, ma non è così. Eh no, ecco, infatti vedi, mi sembrava, detto, voglio risentire, no, è proprio Riccardo, l'ho sentito, l'ho rallentato, ok, va bene, ancora Riccardo, e dice ciao lì Ilde, si vede che deve andare, quindi sì, allora Riccardo, ciao lì Ilde, ciao, Riccardo, ancora, sentite, Riccardo, che voleva essere sicura che fosse per me, ha detto ciao Ilde, quindi, allora Riccardo, ok, Riccardo, poi ciao lì Ilde. Ciao lì Ilde. Ok. Ciao Riccardo, amico mio, caro. C'è un Luigi. Allora. Allora, c'è mio zio. Allora, c'è mio zio. Là. E poi dice Luigi. C'è mio zio là, Luigi. Allora. Sentite come sentite Luigi. Aspetta un attimo, che voglio rallentare il suono, che sento sotto una cosa. No, scusatemi. C'è un Dio là, Luigi. Oh, quindi sta dicendo che esiste Dio. Perdonatemi. C'è un Dio là, che la stanchezza si fa sentire. Dopo feste. Allora, c'è un Dio là, Luigi, ascoltate bene, Luigi, ok? Ma aspettate che alzo per voi.
Sentite, c'è un Dio là, quindi c'è un Dio, c'è veramente Dio, quindi vuoi dare una testimonianza di esistenza di Dio. Luigi. Luigi. Sentite, Luigi, ok? C'è un Dio là, Luigi. Adesso non so se, mamma mia, mi sono persa, se c'è qualcuno con Luigi, no, non riesco a vedere, sono troppe. Se qualcuno mi può dare una confessione, c'è un Dio, Luigi. Luigi, quindi questo è sicuro, Luigi, ok, Luigi. Lui è un grande, sentite come parlano, lui è un grande. Lui è un grande. Stanno regalando proprio dei messaggi di Natale, perché sono bellissimi. Lui è un grande. Lui è un grande. Lui è un grande, ok. Vediamo un po' se ci danno qualche riferimento. Ok. Vediamo. Poi dicono, lui è bello Stefano, Stefano insieme. Quindi lui è bello Stefano insieme. Quindi penso che questo Luigi, se c'è due nomi in riferimento, Stefano e Luigi, se qualcuno ha lo stesso riferimento, ok? Non riesco a vedere, va bene. Lui è bello, Stefano insieme, sentite. Lui è bello. Lui è bello. Stefano insieme. Stefano insieme. Ok, sentite, Stefano insieme, ok. Aspettiamo un attimo qua. Poi si sente Bari, non so se può essere un riferimento, io dico tutto quello che sento sempre perché ho imparato nella vita che bisogna dire tutto perché delle volte quello che a me sembra una cosa insignificante ha un significato per chi riceve il messaggio. Quindi si sente Bari e io lo dico Bari. Bari? Ok, quindi probabilmente ha un riferimento. Ok, vado. C'è un Marcello, 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 che nome particolare, Marcello. Ok, sentite un po'. Marcello, Marcello. Ok, Marcello. Ok, Marcello. Dice grazie, mi pensate, grazie, mi pensate. Ok, grazie, mi pensate. Sentite un po'. Grazie, mi pensate. Ok. Sentite come si vede, grazie, mi pensate. Ah, Anita dice Marcello Bacci, può essere che sei Marcello, Marcello Bacci? È possibile? Stasera è proprio il regalo di Natale che tutti i più grandi metafonisti stanno arrivando. Non tutti, però insomma, già Riccardo è un grande regalo. Non ci avevo pensato, vedi? Potrebbe essere. Vediamo un po' se dà qualche conferma di qualche cognome o un qualcosa che possiamo capire.
Grazie, mi pensate, si sente bene, ok? Vediamo se dice per caso Bacci, suo cognome o metafonia o qualcosa che possiamo capire. Bacci, oh. Bacci, Bacci, non ci posso credere. Sentite. Bacci! Fantastico, ma è fantastico. Io non l'ho mai conosciuta. Marcello, io non l'ho mai conosciuta. Ho soltanto letto i suoi libri, ho seguito tutta la sua storia, le sue interviste. Onoratissima, onoratissima, onoratissima. Bacci! Fantastico. Faceva baci, proprio sente baci! Per chi non lo sapesse, Marcello Bacci è stato un grande metafonista di Grosseto. Ok, quindi bello, veramente bello. Ha dedicato anche lui una vita alla metafonia, e quindi veramente, penso che veramente, come posso dire, sì, è morto recente, è morto, insomma, è passato all'altra dimensione un annetto e mezzo fa, due forse, sì, non so bene la data, ecco. Quindi stasera veramente ci stanno facendo, siamo a Natale, ci stanno facendo dei regali immensi, immensi, devo dirvi la verità. Cioè Riccardo, ovviamente l'ho conosciuto, ce l'ho nel cuore, ma anche Marcello Bacci, voglio dire, uno dei, proprio delle colonne della metafonia, di persone che l'hanno fatto in maniera veramente per tutta la vita e seriamente, e grande stima, veramente. Vado. Mi dice chiaro, io il timone, come per dire, io porto avanti, chiaro, io il timone, come per dire, io sono sempre quello che guida, no? Quindi chiaro, io il timone, come per dire, che continua a fare, come posso dire, in qualche maniera metafonia, no? Chiaramente dall'altra parte c'è, cioè, chiaro, io il timone, no? È un po' in maniera un po' toscanaccia, secondo me, anche di dire, no? Chiaro, io il timone, sentite che bello. Chiaro, io il timone. Chiaro, io il timone, colpire, guido io. Bellissimo, bellissimo, stupendo. Cioè, sono veramente emozionatissima. Era bravissimo. Ci stanno facendo un regalo a tutti, credetemi. Andate a vedere i suoi video. Cioè, la TV svizzera ha fatto due video su Marcello Bacci. E lui addirittura riusciva a ricevere anche gli apporti, cioè mentre faceva metafonia, e lui mi sta ascoltando in questo momento, perché poi sento tutte le sensazioni quando li ho, in qualche maniera li sento le loro energie, e quando faceva metafonia addirittura aveva gli apporti, arrivavano gli apporti, fiori, come posso dirvi, arrivavano, non so, conchiglie, oggetti particolari che avevano un senso per chi li riceveva anche lì, perché magari mi ricordo che c'era un ragazzo che praticamente suo papà diceva che era purtroppo morto in mare e continuava a ricevere come apporti delle conchiglie, cadevano proprio dal soffitto e non c'era niente, il soffitto era piatto, non poteva essere possibile questa cosa, quindi meraviglioso, devo dire meravigliosa, stupenda, quindi guarda ragazzi. Se si potessimi misurare i brividi che io ho in questo momento, cioè, al massimo, al massimo. Andiamo avanti. Grazie, grazie, grazie.
Gianni. 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 C'è un Gianni. Gianni. Allora, Gianni. Gianni. Ok, Gianni. Sentiamo un po', Gianni. Aspettate, calzo. Gianni, sentite benissimo, Gianni. Sentite benissimo, Gianni. Gianni. Se qualcuno ha un Gianni. Gianni, sì. Se qualcuno ha un Gianni, mi raccomando. Io ti abbraccio, io ti abbraccio, io ti abbraccio, io ti abbraccio. Senti bene, io ti abbraccio. Ok, Gianni, io ti abbraccio. Poi dice pensala così, non so cosa voglia dire, pensala così, ok? Ascoltate, pensala così, pensala così, sentite, pensala così, vediamo se c'è un Gianni, non riesco, mi sono persa, pensala così, pensala così. Pensala così, vediamo cosa vuol dire. Dice tranquillo, tranquillo, assente, come per, guardate che bello come si definiscono. Tranquillo, ha detto come io sono tranquillo, assente, come per dire, pensa alla mia assenza in modo tranquillo, capito? Come per dire, non mi vedi, non ci sono, sono assente, ma tranquillo, pensami in un altro luogo, tranquillo. Guardate come si sente bene, tranquillo, assente. Quindi questo Gianni sta dicendo questa cosa perché probabilmente chi l'ha perso, insomma, chiaramente anche, come posso dire? È probabilmente preoccupato perché magari pensa che ha sofferto, che non è, e dice: io sono tranquillo, ok, tranquillo, assente, come per dire, non pensarmi in sofferenza così, tranquillo, tranquillo, ok, tranquillo, assente, assente, sentite, assente. Quindi, allora, vediamo un pochettino, è chiarissimo, si sente molto bene. Dice che Gin dice il mio papà, perché tu sei in sofferenza, pensi che non era tranquillo, pensi per come è mancato, non lo so. Ditemi voi. Tranquillo, assente. Il mio papà ne sei convinta, quindi senti nel tuo cuore che lui, senti questa cosa. Tranquillo, assente. Vediamo se dice qualcos'altro, vediamo un po'. Ok, assente, ti ho fatto sentire. Allora, mi sta dicendo, tuoi pensieri, non aver dubbi, come forse tu in questo momento pensi, hai qualche dubbio, dici, ma sarà lui perché non ha detto qualcosa, ho capito, non ha detto niente di più. Dice, tuoi pensieri, non aver dubbi, come per dire, non aver dubbi che sono io. Tuoi pensieri, non aver dubbi, quindi si sta rispondendo,
dato perché era solo in ospedale. Guarda, tuoi pensieri non aver dubbi. Senti, guarda qua cosa dice. Guarda, allora, tuoi pensieri, ascolta, tuoi pensieri, poi non aver dubbi. Non aver dubbi. Senti come senti bene. Non aver dubbi. Ok, vediamo se dice qualcos'altro. Ok. Allora, fammi capire se il papà di, come si chiama, Gin Ro, Sandy. Non so qual è il tuo nome. Vediamo un po'. Dice chiaro, eh sì, è lui, chiaro. Vedete perché è importante darmi, se si può, durante la diretta delle conferme, perché posso fare magari qualche domanda e danno una risposta, chiaro, cosa che non posso fare se non le vedo, ovviamente, no? Chiaro, chiaro. Senti? Fatto la domanda, chiaro. Ok, quindi nessun dubbio, è il tuo papà, chiaro. Allora, dice, ascolta, non so questa frase cosa voglia dire, perché dice, potendo miei mobili, ok, che io non, potendo miei mobili, c'era l'allarme lì, c'era l'allarme lì, non so cosa voglia dire, ma probabilmente avrà un senso, però, non so, è sempre che sia sempre la seguente all'altro, sia un altro messaggio, che qua la punteggiatura non c'è, quindi bisogna, c'era l'allarme lì, ok. Ok, allora, potendo i miei mobili, ci vediamo un pochettino se un'altra. Sentiamo un po', eh. Potendo, ok, senti, potendo i miei mobili. Ok, e poi dici, c'era l'allarme. C'era l'allarme. Ok, quindi probabilmente vediamo se è un altro messaggio. Ok. Allora, dice, c'è più zero, come per dire che non c'era nient'altro, più zero, non c'era niente. Quindi probabilmente qualcuno che secondo me non aveva niente, tranne i suoi mobili, non aveva niente da parte, sarà un altro messaggio. Potendo i miei mobili c'era l'allarme più lì, più zero, come per dire niente, ok, niente di niente. Vado, faccio sentire. Allora, potendo, questo qua l'ho fatto sentire, c'era l'allarme, l'ho fatto sentire, qua, più zero. Qua, più zero. Più zero, ok? Più zero. Più zero. Quindi che non ha lasciato soldi né niente, soltanto i mobili, ok? Ho capito, mi dice. Perfetto, va bene. Fantastico. Vado. C'è un altro Gianni ancora, c'è Gianni ancora, c'è un altro Gianni, c'è Gianni ancora. Aiuto, c'è Gianni. Allora, se puoi darmi un riferimento, sempre io chiedo, però. C'è Gianni. Qua, c'è Gianni. Sente bene. C'è un altro Gianni, ok. Gin Rodici mi ha dato una risposta. Ho capito a cosa si riferisce. Bene, dagli un bacio. No, daglielo tu, Jinro, Sandy. Devi darglielo tu il bacio, perché lui.
Sente te, io sono solo una centralinista, dagli un bacio da parte mia, daglielo, da parte di Ginevra, bellissimo nome, daglielo tu, ti ha già sentito, ti ha già sentito, ok? Tutto quello che voi dite, ok? Arriva, quindi ti ha già sentito, quindi solo quello che ti ha detto, che per me è una frase che non ha senso, ma tu mi hai detto che capisci bene cosa vuol dire, che ha un senso, la conferma che era proprio per te, come ha detto, quindi capisci l'importanza anche delle cose, perché io dico sempre tutto, anche le cose più strane, perché poi alla fine vedi, hanno un senso per chi li riceve. Ok, io lo so che tutti i messaggi che ricevo, o quantomeno quasi tutti, vanno a destinazione, non è casuale che voi siete qua, io sono qua, ecco, capito? Non è che così, loro lo sanno. Ok? Quindi vediamo un attimino, adesso c'è un Gianni, vediamo un attimino di. Se, visto che anche questo è un nome comune, se mi dà qualche riferimento, gentilmente. Intanto fatta sentire, c'è Gianni. C'è Gianni, ok. Gianni, se puoi darmi un riferimento, perché. Ah, grazie, Iden, figurati. Allora. Allora, dice lui, sai, a lui sai già lui di, come per dire che questa persona, ok, di questo Gianni, ha avuto già la sensazione o dei segni o probabilmente ha fatto già un cammino spirituale, per cui sa già che questo Gianni è lì, ok, quindi lo pensa insieme a lei, ecco quello che voglio dire. Quindi lui sa già lui lì. Faccio sentire. Lui, sai già, lui lì. Sentite, lui sa già, lui lì. Ok, questa è finita. Ok, quindi questo Gianni è secondo me per qualcuno che è già in cammino spirituale. Ok? Vediamo un attimino. Faccio ancora una traccia, una perché comincio ad andare. Avere stanchezza, poi facciamo i saluti. Sapete che io faccio sempre i saluti, quindi facciamo un paio di tracce ancora. Allora, vediamo un po'. Bene. Allora dicono, perfetto, lo dicono qui non è razionale, come per dire, qui non si può, ecco, perché probabilmente ci sarà un motivo per cui dice questa cosa. Dice, questa non è una cosa razionale, ok, quindi è ovvio che non è una cosa razionale, però succede, ok, e quindi loro l'ammettono per dire, forse a rispondere al pensiero di qualcuno a cui è rivolto il messaggio. Grazie, Gin, che continui a ringraziarmi, ringraziare me, ringrazia loro davvero, sul serio, credimi. Io il tempo che dedico, ma il resto, credetemi, non è merito mio, io lo dico sempre. Qui non è razionale. Ok, sentite un attimo. Qui non è razionale, ok? Come per dire, non si può credere cioè essere razionali in questa cosa, no? Perché è straordinaria, quindi non è possibile.
lira. Allora, Piero. Piero là. Piero là. Piero là. Piero. Aspetta, cazzo. Piero là. Piero là. Ok, Piero, Piero. Qualcuno sa un Piero. Piero. Piero là. Dice Piero là, ok, Piero là. Laura è tuo il Piero? Dice Piero è tuo? Dice e il bacio hai fatto bene. Probabilmente tu hai fatto, e il bacio hai fatto bene. Non so se tu hai dato un bacio o qualcosa, non lo so, c'è qualcosa a che fare col bacio che ti ha visto. E il bacio hai fatto bene. E il bacio hai fatto bene. E il bacio, senti. E il bacio, hai fatto bene. Hai fatto bene. Hai fatto bene. Ok, hai fatto bene. Non so se hai dato un ultimo bacio, se hai dato un bacio, una foto, qualcosa che tu hai fatto che lui ha visto. Ok. Allora dice, chiedi, ho già chiesto infatti, ma non ho avuto risposta di questo Piero, se qualcuno questo bacio gli torna e dice lui era lì, quando hai fatto questa cosa, hai dato un bacio, lui era lì. Ah, ecco che dice Laura, mia mamma, ieri ho dato un bacio a 95 anni, adesso è diventato un atto di coraggio anche baciare i nostri anziani, ecco cosa significa, ho capito, ho capito, ho capito, è vero, è diventato un atto di coraggio, guardate come siamo conciati male, è diventato anche un atto di coraggio dare un bacio, si ha paura di dare un bacio a un proprio caro, e questo lo capisco perché anch'io ho mia mamma in casa. E so cosa vuol dire, ogni volta che abbracci l'abbracci, la baci, hai sempre paura di fargli del male, no? E dice che hai fatto bene, e il bacio hai fatto bene, vedi, ha un senso assoluto per te, vedi? Ok, va bene. Senti, e il bacio si sente benissimo, beh, almeno ti consoli che hai detto che hai fatto bene, ascolta. E il bacio. E il bacio, ok? Hai fatto bene lì, senti. Hai fatto bene lì. Senti come sente bene. Hai fatto bene lì. Fatto bene lì. Aspetta, vediamoci un'altra cosa qua. E dice, tienila allegra lì. Tienila allegra lì. Tienila allegra lì. Fantastico. Tienila allegra lì. Ascoltate. Tienila allegra lì. Tienila allegra lì. Capito? Che bello. Tienila allegra lì. Celia. Sì. Tra parentesi, questa Elia sembra una voce veramente diversa da tutta la traccia. Non, potrebbe anche essere che sia una voce. Sapete che ogni tanto succede che vengono con la stessa voce che avevano in vita e ci fanno questo regalo. Però avrei una conferma. Intanto però Elia, se c'è qualcuno che riconosce Elia, ovviamente, e poi la voce. Se qualcuno sente qualcosa. Sentite un po'? C'è Elia, sentite. C'è Elia. Sembra proprio la voce di un ragazzotto, di un uomo. Di un uomo. Sentite.
Sentite, Celia, sentite? Celia, ok. Celia. Ok. Lucia che dice signoria. La voce, Lucia, secondo te la voce, te la faccio risentire, ascolta bene, perché mi sembra diversa dalla traccia del fruscio, capisci perché te lo dico? È proprio una voce da uomo, ascolta. Senti Elia, quel profondo. Senti Elia, senti? Aveva 20 anni. Ah, ma la voce secondo te, te la ricordi, ti sembra così? Una curiosità mia, eh? Se è soltanto una distorsione del fruscio o se invece è quello che penso io. Perché io vedo anche il grafico, capisci? Quando vedo il grafico che si allarga, per me vuol dire che è un'altra impronta. E la sua voce, lui? Davvero, Lucia? Sì, è lui. Mi confermi che è la sua voce? Lui, ho capito, ma è la sua voce di che aveva in vita? Se puoi scrivere un messaggio. Sì, a me sembra proprio una voce, è proprio diversa dalla traccia. Sì, è la sua voce. Oh, mamma! Che meraviglia! Come sono contenta. Come sono contenta. Vedi che l'avevo capito, che era diversa dal fruscio. Stupendo, stupendo, stupendo. Ciao, ti dice, senti. Ciao. Ciao, senti. Senti che forte, ciao. Meraviglioso, meraviglioso. Meraviglioso, davvero. Fantastico, che dire. Con la sua voce, guarda, più di qualsiasi spettacolo, sì, ecco, proprio spettacolo. Guardate, per Natale ci hanno fatto dei regali, guarda, per me è stato un sacrificio come stanchezza, perché vi assicuro che ho fatto 3 giorni, vigilia, Natale e Capodanno, sono a cucinare, a fare, quindi era veramente molto, sono un po' stanca. Fisicamente, ovviamente, però guardate che cosa è venuto stasera fuori, meraviglioso, meraviglioso, davvero, stupendo, stupendo. Allora, adesso intanto vediamo, lasciamo ancora uno spazio, vediamo se c'è ancora qualcosa, e se no io oltre a questo, aspetta, proviamo a dare un pezzettino, vediamo se c'è ancora qualcosa, poi passiamo ai saluti, voglio vedere. Visto che era proprio sul fine della traccia, vorrei che magari devi dire qualcosa e io non ho spazio. Abbassata la luce. Infatti ho fatto bene, voglio dire un'altra cosa. Dice voglio aiutarti, voglio aiutarti. Come per dire, io sono venuto con la mia voce per aiutarti, ok? Aiutarti. Quindi è una cosa, che bello sentire la sua voce, immagino la tua emozione. Guarda, sono emozionata io, puoi immaginarti. Voglio aiutarti, quindi ho fatto questa cosa per aiutarti, capito? Voglio aiutarti, farti capire che lui c'è ancora. Senti, voglio aiutarti. Voglio aiutarti, si sente benissimo. Ok, voglio aiutarti, bellissimo. Ti dice, vedrai insieme che tu un giorno lo rivedrai e lo abbraccerai. Vedrai insieme perché ritroveremo tutti i nostri cari. Li ritroveremo tutti. Vedrai insieme. È una promessa. Ascolta, vedrai insieme. Vedrai insieme. Vedrai insieme. Hai sentito? Cosa ha detto? Vedrai insieme, vi ritroverete, non è per sempre, ok?
Bacio, ti sta bacio, bacio. Senti, bacio. Senti, bacio. Bacio. Ok. Vediamo qua. E poi dice bene, finale, bene, come per dire ti voglio bene, bene, ascolta, bene, bene. Ok, quindi guarda, è venuto con la sua voce che aveva in vita. Lucia, sono così contenta per te, guarda, straordinario, un dono straordinario. Però questa Lucia, questo ti deve dare tanta forza, capito? Perché io vedo che spesso, io lo capisco questo, di rincorrere un messaggio, una prova dietro l'altra, ma più prova di questa che viene con la sua voce che aveva in vita, cosa ci può essere di più? Cosa ci può essere di più di dire questa cosa, di arrivare con la sua voce che aveva in vita e dire mamma ci rivedremo, mamma ci ritroveremo e lo senti con le tue orecchie, capisci? Quindi devi, pur ne, no, non dire, Lucia, non dire grazie a me, davvero, di grazie a lui, grazie a lui, non a me, capito? È a Dio che permette questo e queste carezze dal cielo, come le chiamo io, ecco questo che voglio dire. Adesso direi proprio di fare è stata una serata veramente emozionante. Anna dice che è stata emozionante, è vero? È stata, guarda, ci hanno fatto, anche a me che non c'entravo, cioè che non ho chiesto nulla per me, è arrivato due persone che io stimo tantissimo, Riccardo Di Napoli e Marcello Bacci, quindi onoratissima, come sono stata onorata appunto la Laura Paradiso, vedere che questo filo fra le persone che hanno intrapreso un certo tipo di cammino con coraggio viene sostenuto anche dall'altra parte del cielo, è meraviglioso, veramente meraviglioso. Voi sapete che io ho abituato, chi mi conosce lo sa, che ho abituato tutti loro a, come posso dire, ai saluti, ai saluti, io saluto voi, ma saluto anche loro, quindi loro lo sanno, quindi io li ringrazio e lascio uno spazio proprio per i saluti come farei con qualsiasi persona in qualsiasi incontro. Quindi lascio uno spazio per i saluti e vado. Saluti, salva. Ok. Facciamo 5. Tempo, 23, va bene. Ok. Vado. Poi dice tuo figlio insieme, sta ancora dicendo. Ancora, guarda proprio tuo figlio insieme. Tuo figlio insieme. Non so se tu hai fatto un pensiero adesso, qualcosa, lui ti dice tuo figlio insieme. Ok, quindi è ancora lui, è ancora lui. Tuo figlio insieme. Tuo figlio insieme, senti benissimo. Tuo figlio insieme. Ok, senti Lucia. Tuo figlio insieme, ok. Dice chiaro Dio, come per dire, ok, chiaro che qui c'è l'intervento di Dio, ascoltate bene, chiaro Dio, aspetta qua, chiaro Dio, qui chiaro c'è Dio, ecco, quindi come per dire, è chiaro che c'è Dio, chiaro Dio, quindi per tutti, chiaro Dio. Guarda, ti dice chiaro Dio, sono lì per quello, come per dire, sono riuscito a venire lì per merito di Dio che me l'ha permesso, no? Sono lì per quello, come per dire, esiste Dio, mi permette di starti vicino. Sono lì per quello, senti che messaggio. Sono lì per quello.
Ok, sono qui. Sono lì per quello, ma, sono lì per quello, ma, mamma, sono lì per quello, ma, ascolta. Senti, sono lì per quello, mamma. Senti, come senti, sono lì per quello, mamma. Sono lì per quello, mamma. Ok. Poi dice su il bene, su il bene, su il bene, ok. Su il bene, su il bene. Io faccio sentire così, chiaro, bisogna avere un buon udito, chi non ce l'ha purtroppo, però questi sono abbastanza chiari, poi si stabilizza, vedete come si sentono bene secondo me. Su il bene. Poi. E poi c'è in fondo un Andrea Portovenere. Andrea, e io so di chi è Portovenere. Andrea Portovenere, non so se è in ascolto, ma io penso proprio di sapere. Andrea Portovenere. Andrea. Andrea. Andrea, ok. Portovenere. Secondo me si è addormentata la sua mamma, non la vedo. Glielo dirò domani io, ma sono sicuro che è suo. Portovenere. Portovenere. Sì. Secondo me è della Anita. Vediamo un po'. E infatti mi dice, certo, ok, ho capito bene, glielo dico io. La tua mamma si è addormentata. Me lo immagino che lì sulla poltrona si è addormentata. Perché me lo dice sempre che lei guarda le dirette, poi si addormenta e poi le riguarda il giorno dopo quando si sveglia. Certo. Veloce, certo. Ok. Ragazzi, è stato bellissimo, veramente. È stato molto molto bello. Allora, ringraziamo veramente per questa bellissima diretta. Con tantissime prove, tanta consolazione, onorata di aver ricevuto i messaggi da Riccardo di Napoli, da Marcello Bacci, veramente onorata, è stato veramente un Natale anche per me. Ecco, è stato un Natale anche per me, è stato il mio regalo di Natale e il vostro regalo di Natale, soprattutto per Lucia che penso che avesse molto bisogno, se non sarebbe arrivato un messaggio così lungo, ecco, e per tutti gli altri che hanno ricevuto perché non è stata l'unica. Io vi auguro ancora buone feste. Ricordatevi che ci vedremo più o meno a metà mese sempre su Focus, a gennaio e a fine mese sul mio gruppo Metafonico Alfa sulla mia pagina. Vi abbraccio tutti, tutti, ciao Elga, vi abbraccio tutti con grande, grande fraterno affetto. Buonanotte a tutti, un abbraccio, vi abbraccio.